È finita, inquadrano Wallace che con sti capelli è riuscito a fare anche un gol. Lazio batte il Marsiglia al Velodrom 3-1. Sto senza voce, ho urlato come un matto, ragazzi. Ha segnato Wallace di testa, ha segnato Caicedo, che ultimamente però non è più una novità. Caicedo sta giocando davvero bene, anche questa partita gli do tantissimo, 7, 8, decidete questi cazzi. E poi ragazzi, ma che gol ha fatto Adamarosic? Adamarosic, ci ho avuto una paura, ragazzi, che conosco la Lazio. Ho detto, oh, guarda, questi hanno fatto un 2-1 in realtà la partita, mo tocca sta come al solito con l'ansia, mo ce lo fanno, non ce lo fanno. Meno male l'ha chiusa Adamarosic, colui che non salta l'uomo, ma te fa sti gol, ti fa sti ero gol, ragazzi. Adamarosic, sto fomentatissimo. Andare a vincere in Francia non è facile per nessuno, ragazzi. Non è facile per nessuno. L'Europa League è una competizione che viene snobbata. Penso che la Lazio sia l'unica che effettivamente dà quasi sempre l'anima, a volte ha le sue amnesie, ma purtroppo le amnesie ce le abbiamo anche in campionato, quindi non è solo la gara col Salisburgo che abbiamo avuto un'amnesia tremenda. Tralasciando questo, ragazzuoli, vittoria importantissima, prestazione penso da 8, perché comunque a volte ci siamo addormentati come nostro solito. Wallace fa il gol e ha poche amnesie, forse era un po' galvanizzato da sto gol, sto cross da calcio d'angolo, sbuca da nulla, forse sbaglia anche Mandanda, ma bisogna essere anche onesti, Wallace è stato bravo ad anticiparlo, ha fatto uno zompo incredibile, poi quando salta quel ragazzo è alto pure 1,94, 1,93 se non sbaglio, quindi è stato bravo, ammettiamolo, Wallace è stato bravo, poi ha avuto i suoi amnesie, ma sti cazzi, abbiamo vinto, non facciamo critiche. Il secondo gol della Lazio lo fa Caicedo, che tra l'altro fa un gol davvero molto bello, se la sposta da destra a sinistra la piazza, boom, boom. Caicedo, ragazzi, Caicedo sta facendo una stagione davvero molto buona. Ora qui immagino già che qualcuno direbbe stai saltando per un gol di Caicedo in Europa League. Ragazzi, Caicedo sta giocando bene. Questa è la quinta partita di Caicedo da titolare e la quinta partita dove la Lazio vince. Non penso che sia chissà quale statistica, ma è importante. È importante, ragazzi, vedere Caicedo giocare così. L'avevamo dato per finito, doveva andare via a giugno addirittura, addirittura qualcuno è a parametro zero. Questo qui sta facendo prestazioni davvero molto molto buone. E poi che posso dire? Il terzo gol della Lazio lo fa un Marosic che, come dicevo, non salta l'uomo pure in questa partita. È entrato a partita in corso, non ha mai saltato l'uomo. Poi ti tira fuori una perla di saggezza incredibile. Sì, una perla di saggezza, tira fuori una perla calcistica incredibile. Te la va a piazzare di sinistro sotto l'incrocio. Ma manco in allenamento sarà mai riuscito a fare un gol del genere. Poi l'esultanza è quella che è: prima zittisce il pubblico che ci fischiava in maniera incredibile dopo che hanno fatto il 2-1, quel bel gol di Payet. Ma Payet penso sia l'unico giocatore serio che ci hanno e che poteva inventarsi la giocata per fare il 2-1. L'altro è Tauvin, ma non giocava fortunatamente per noi. Ma sti cazzi, ha giocato davvero bene. Io sono contentissimo. 3 punti che ci servivano dopo la sconfitta contro l'Ektrakt. Avevamo storto un po' il naso, ma la Lazio si è ripresa molto bene. La Lazio si è ripresa molto bene, sto perdendo completamente la voce. Sono sorpreso di questa vittoria, vi dirò la verità, non me l'aspettavo. Pensavo che la Lazio andasse a pareggiare, sinceramente, in un campo del genere. Invece prendiamo altri 3 punti importanti dopo Parma, abbiamo preso altri 3 punti importanti. È una prova di maturità davvero bella, bella grossa quella che abbiamo superato stasera. È una vittoria, secondo me, importantissima. E che dire, non ho capito solo una cosa, perché non abbia giocato Proto e ha giocato Stracoscia, ma Proto poi ragazzi non ha mai avuto colpe su questi 4 gol presi, anzi 5 con l'Eintracht Francoforte, anzi 4 con l'Eintracht, 1 con la Bologna, però ragazzuoli sinceramente io non do colpa a Proto, vabbè, ma le scelte di Inzaghi io non mi sento di criticare nulla, anche perché è stata una vittoria, ve lo ripeto, importantissima secondo me, tanta tanta roba, ultimo messaggio a Garcia. Che coraccio, dopo questa partita si mangerà le 3 baguette di Caicedo, di Wallace e anche di Adamarosic. Bella, ragazzi, hai perso il tuo derby. Giusto così, lui alla fine però ha professato una cosa che tra l'altro gli andava anche, diciamo la verità, ma anche battuto le mani per quello che ha detto Garcia, visto che lui si è professato tifoso romanista, comunque va. Vabbè, sì, cazzi di Garcia, Lazio batte Marsiglia 3-1 in Francia al Velodrome. Grande Lazio, forza Lazio carica. Dai, dai, ci vediamo per Lazio-Inter, sperando che facciano ancora prestazioni del genere, perché la Lazio ha preso 6 punti, 6 punti davvero molto molto importanti. Queste ultime 2 partite, ovviamente. Ciao ragazzi, sempre forza Lazio!